E allora c'è la ricerca di un'altra alternativa, che c'è ovviamente. L'alternativa è semplicemente quella di andare a cercare dei paesi, dei luoghi, laddove la manodopera costa tanto quanto la Cina. Se i cinesi pagano un operaio l'equivalente di 100 euro, bisogna andare a cercare un paese, una nazione, comunque essa sia, laddove sia possibile pagare la manodopera 100 euro, esattamente come in Cina. In questa maniera non si è costretti a svalutare, e però ci si mette nelle stesse condizioni competitive dei produttori cinesi. Quindi è la quadratura del cerchio. Ora, è evidente che questo paese più è vicino al mercato di sbocco, quindi nel caso specifico l'euro, l'Europa rappresenta un grande mercato, quindi più lontano il paese dove si produce e più costoso è arrivarci. In altri termini, se io quelle TV di cui stiamo discutendo, abbiamo supposto cioè all'inizio che sia l'Europa che la Cina producono TV, le andassi a produrre in Vietnam o in India o in Pakistan, in questi paesi molto, molto lontani, o nelle Filippine o dove volete voi, è evidente che tanto per cominciare avrei dei costi notevoli di trasporto, perché si presume che un produttore europeo di TV le venda prevalentemente sul mercato europeo, quindi laddove la sua produzione avviene a migliaia di chilometri di distanza è evidente che avrà un aggravio come minimo dei costi di trasporto. In più avrà degli altri aggravi, perché dovrà affrontare dei viaggi attraverso dogane successive, se ad esempio passa con dei camion, trasporta con dei camion, dovrà passare diverse frontiere prima di arrivare in Italia o in Europa. Sarà soggetto agli umori dei politici che prima o poi potrebbero imporre delle dogane, sarà soggetta agli umori degli elettori che prima o poi potrebbero stancarsi di questa situazione e chiedere ai politici di imporre delle sanzioni doganali, delle imposte sui prodotti che vengono dall'estero. Sarà soggetto ovviamente alla pressione dei sindacati, che vedrebbero il loro potere diminuire. In ogni caso, dunque, la produzione in un paese distante dove ci sono molte dogane da attraversare espone a dei probabili rischi futuri, espone a dei costi immediati. Non è molto conveniente. Non è molto conveniente per chi produce, voglio dire. E allora l'idea vincente è quella che gli americani hanno sperimentato con il NAFTA, e cioè un'area di libero scambio. Attraverso il NAFTA gli americani, gli statunitensi, hanno consentito alle industrie nazionali, sia americane che messicane ad esempio, di produrre al confine tra il Messico e gli Stati Uniti, senza bisogno di attraversare dogane. Cioè in pratica produrre nelle zone di confine tra gli Stati Uniti e il Messico è come produrre negli Stati Uniti. Come dire, quel territorio diventa una specie di zona di libero scambio, di zona franca, di zona dove non si pagano imposte aggiuntive, voglio dire. Quindi di fatto gli americani hanno trovato una zona franca dove il costo del lavoro è notevolmente più basso rispetto agli Stati Uniti. Un operaio in queste zone franche, in queste zone di confine tra il Messico e gli Stati Uniti costa 100 euro, 100 dollari più o meno, 120, 130 dollari, scusate. E quindi tutte quelle fabbriche statunitensi che prima del NAFTA non erano più competitive, penso all'industria
dei televisori, l'industria degli schermi video, soprattutto adesso con questi schermi piatti o gli schermi di nuova generazione, va bene, tutte quelle aziende, quelle industrie legate a prodotti che venivano messi in pericolo dalle produzioni cinesi o indiane dell'Asia sostanzialmente, hanno ritrovato la loro competitività. L'Europa ha fatto una mossa simile, ha cioè aggregato a sé i paesi dell'Est Europa più poveri, tra cui la Romania appunto, laddove è possibile ancora pagare la forza lavoro, gli operai, intorno ai 100-150 euro, da 100 a 150 secondo le nazioni naturalmente, e per superare gli ostacoli futuri, cioè quindi le dogane, eventuali imposizioni doganali che potrebbero essere in futuro spinte, richieste dai sindacati, dagli elettori o da i cittadini di qualsiasi genere, ebbene, per evitare la possibilità futura di avere degli inconvenienti, hanno aggregato questi paesi all'Europa. Di fatto hanno esteso l'Europa a quei paesi, li hanno fatti diventare paesi europei, e quindi le aziende italiane o tedesche o francesi che vogliono andare a produrre in Romania o in Ungheria possono farlo senza nessuna difficoltà. Ancora una volta si è trovata la quadratura del cerchio, cioè si è consentito ai produttori di andare a trovare manodopera a bassissimo prezzo, 100-150 euro come detto, e non si è svalutata la valuta, cioè l'euro. Di conseguenza si è preservato il potere d'acquisto di coloro che hanno investito le loro ricchezze in euro, e si è contemporaneamente consentito ai produttori, ai capitalisti stessi, di andare a trovare zone, paesi, regioni dove la manodopera costa nettamente meno e quindi di essere competitivi con questi paesi asiatici. Tutto bene per chi ha soldi, per i capitalisti, per i produttori. A pagarne il conto sono i cittadini, i quali sono costretti a convivere con le masse che provengono da questi paesi, in questo caso stiamo parlando della Romania, che evidentemente beneficiano, tra virgolette, del fatto di non avere, di non esserci più frontiere, che come detto sono state abolite per evitare gravami ulteriori sulle merci prodotte in quei paesi, quindi per consentire ai produttori, ai capitalisti, ai ricchi occidentali di essere più competitivi e quindi più ricchi naturalmente. E come detto, i rumeni, le popolazioni della Romania, ma anche da altri paesi dell'est, possono circolare liberamente in Europa senza visti, senza permessi di soggiorno e senza possibilità di essere mandati indietro. Ancora una volta tutto è stato fatto in modo che a goderne dei benefici siano i pochi ricchi e a pagarne le conseguenze siano le masse, le moltitudini dei cittadini che non trovano rappresentanza politica. Come detto in altri video simili, ancora una volta, le leggi hanno sempre un doppio senso. Ci sono le leggi importanti che valgono per i ricchi e per coloro che possono pagarsi i favori dei politici, e poi ci sono le leggi fatte per i poveri, per le masse, per gli idioti, fatemi dire, per coloro che ancora votano, per coloro che credono ancora ai politici, per coloro che si appassionano ancora alla vita politica, per coloro che sostanzialmente vengono sfruttati senza neanche saperlo.